Quindi l'associazione sta scaldando i motori, Luisa Taglieri. Sì, abbiamo pensato di organizzare un corso, comunque delle attività che potessero essere d'aiuto in generale alle donne. Si parla appunto di violenza sulle donne, si parla di dare appunto alle donne la possibilità di difendersi, ma la prima difesa è la consapevolezza e la capacità quindi di essere consapevoli, di avere forza in se stesse, di ritrovare la capacità di affrontare il mondo, soprattutto quello maschile in alcuni casi. Oggi le donne purtroppo assistono ancora a situazioni poco legittime. L'ultima, una sentenza del Tribunale di Torino di qualche giorno fa su uno stupro subito da una donna, con una sentenza veramente che sta facendo discutere, nella quale la donna si dice non ha subito stupro perché non ha urlato. Allora, sentire ancora oggi questo ci fa capire quanto ancora noi donne dobbiamo fare per essere considerate degli esseri umani e che quindi tutto quello che viene perpetrato contro una donna è come se venisse fatto anche a un uomo. Pertanto noi non è che siamo uguali agli uomini, ma siamo diverse nel nostro genere, però ritengo che abbiamo pari diritti, pari doveri e abbiamo diritto ad avere una pari vita in tutti gli ambienti, in tutte le situazioni, in tutte le occasioni. E assistere ancora oggi a dei tribunali, a dei giudici che emettono sentenze di questo tipo ci fa capire quanto ancora purtroppo dobbiamo fare per essere rispettate e riconosciute. Questo corso che viene portato avanti di kickboxing è un corso di autodifesa, ma anche un corso che serve alle donne per riacquistare una sorta di autostima, di forza in se stesse e quindi la capacità anche di rispondere a dei segnali più o meno negativi che possono arrivare in tanti contesti, a partire da quello familiare, quello del lavoro e insomma in tutti gli ambienti dove si possono celare forme di violenza di diverso tipo, perché ricordiamo che la violenza non è soltanto quella fisica, che è forse quella più grave, quella più dura da tanti punti di vista, ma c'è quella psicologica, quella che viene fatta sui posti di lavoro, quella che viene ancora perpetrata in alcuni ambienti dove la donna, è vero, oggi arriva anche a rivestire dei ruoli importanti, ma deve ancora subire e deve lavorare due volte per essere rispettata e per essere considerata. Quindi questo. E insieme a questo servizio, diciamo, in questo corso di autodifesa, abbiamo pensato che potesse essere utile anche uno sportello di ascolto. Uno sportello di ascolto al quale le donne possono rivolgersi, che viene aperto ogni martedì presso la Federazione dei diritti del cittadino in via Gianmarco. Gli orari ricordo che sono le 17:30, dalle 17:30 alle 19:30, credo, se non ricordo male. E in questo sportello in realtà sì, si vuole dare un servizio che sia appunto di ascolto, ma di ascolto generale. Ci sono tante esigenze che oggi la donna ha, che non è soltanto quello della violenza, ma anche esigenze legate al mondo lavorativo, esigenze legate anche a un fare rete per poter in qualche modo rinascere e quindi costruire, ricostruire la propria realtà. Volevo ringraziare la Fondazione Carispac che ha fatto sì che questo progetto potesse realizzarsi, si chiama Leadership al femminile. Voglio ringraziare chi ha coordinato e coordina con me questa attività e abbiamo la dottoressa Rona Musti, il dottor Marco Colantoni che si occupano rispettivamente dello sportello e del corso professionale. Voglio anche ringraziare la palestra che ci ospita in queste giornate che vengono dedicate appunto a queste ore di attività ed è la palestra Fitness Gym. Ringrazio quindi tutti coloro che con la loro presenza vorranno far sì che questo progetto abbia la sua realizzazione piena.